proprio vero che in Italia si fa vino dappertutto, perché chi poteva pensare che persino nel piccolo Molise ci fosse un bravo produttore come te? Che dici? Certo, il Molise è veramente una regione particolare, è molto sconosciuta a tanti anche italiani, però dal punto di vista del vino secondo me ha un grande vantaggio che ha queste colline che degradano dolcemente verso il mare, c'è sempre questo scambio. Tu sei a Campomarino, sì, che è proprio a 10 km dal mare, neanche sì, forse. Sì, Campomarino, no? Il paese è proprio a Urruri, 3 km. Campomarino, sì. No, Guglionesi, sì. Sono delle piccole località nell'entroterra di Termoli, quindi siamo quasi di fronte alle Tremiti. Siamo proprio di fronte alle Tremiti. Ogni tanto le vedi? Io proprio dall'azienda si vedono le Tremiti. Addirittura, sì, sì. Tu pensa un po'. E in quella zona lì, proprio la zona di Campomarino, è una delle zone vitate del Molise, perché il Molise produce pochissimo, perché è molto, molto montagnoso nella parte, esatto, interna, no? Quindi non c'è possibilità di fare grande viticoltura. C'è il pentro di Isernia, lo fanno, sì, un po', poi il Biferno dalle parti di Campobasso, eccetera. Però alla fine la viticoltura è più verso la costa, proprio dove dicevi tu, le colline degradano verso il mare. E tu lì produci una serie di vini, tra cui il Ramitello, e poi l'Aglianico Contado, e poi il Montepulciano Don Luigi, che è fatto con Montepulciano d'Abruzzo e qualcos'altro, se non sbaglio, no? Ma ultimamente solo proprio Montepulciano, perché c'era un 3-4% di Tintilia o di Aglianico, ma ultimamente... Ecco, Tintilia, la Tintilia cos'è? Ma la Tintilia è questo vitigno molisano, che è di origine molisana, almeno come nome. Molti dicono che dovrebbe essere il bovale, si richiama al bovale sardo. Sì. Un vitigno un po' particolare che nella zona del Molise, anche nella zona un po' più alta, veniva coltivato un centinaio di anni fa ed è rimasto un po' nella zona. E c'ha questo nome Tintilia dovuto anche al fatto che c'ha un vino molto colorito. Quindi quasi da tinto, sì, un po'... che arriva un po' prima, quasi come un primitivo, diciamo, come vitigno, arriva addirittura, presto. Addirittura, sì. Mentre invece il tuo vino di riferimento però è il Ramitello, che è un Molise rosso. Che è un Molise rosso con Montepulciano e Aglianico. Ecco, è una cosa particolare perché nella vostra zona ci sono vitigni dell'Abruzzo, vitigni campani o lucani, c'è l'Aglianico, ma c'è anche la Falanghina ad esempio, sì, c'è il Greco. Per esempio la Falanghina molti pensano che è campana, ma come origine in realtà era proprio molisana, perché era un vitigno dei Sanniti. Siccome la capitale dei Sanniti era proprio il Molise, che si allargava un po' verso l'Abruzzo, un po' verso Benevento, la Falanghina, però siccome il Molise appunto è una piccola regione, poi parliamo di confini di oggi, ma quando queste erano cose di 2000 anni fa, che i confini certo non erano questi, addirittura il Molise 50 anni fa non esisteva, perché stava insieme all'Abruzzo. Era insieme all'Abruzzo, no? E quindi ci sono stati questi cambiamenti e c'è stata questa pure riscoperta di alcuni vitigni che si coltivavano, però erano stati abbandonati, un po' seguendo pure la cultura abruzzese del Trebbiano, certo, e del Montepulciano. E specialmente su Bianchi, secondo me il Trebbiano ha dato grandi problemi nella zona. Mentre Greco e Falanghina sono meglio in sì, perché produce molto, non c'è acidità, non manteneva, c'era tutta quella moda dei vini verdi, raccoglie l'uva acerba, tutte delle cose, quando invece l'uva deve arrivare alla sua maturazione per dare certamente un buon prodotto. Certamente. Senti, tu sei diventato una specie di star del mondo della vitenologia italiana, perché diciamo che anche perché... essendo in Molise sei un po', come dire, coccolato da tutti quanti, perché sei veramente quello che ha portato il Molise in tutto il mondo. Oggi hai vino in tutti i paesi più importanti, negli Stati Uniti d'America in particolare, quindi esporti bene, eccetera. Comincia a essere conosciuto il Molise a livello internazionale oppure è ancora difficile collocarlo? Ma alcuni paesi, non so, tipo il Canada per esempio lo conosco, ma perché ci sono molti molisani, anzi ci sono più molisani in Canada che in Molise. Addirittura. Però in molte parti no, Molise non sanno proprio dove sta. Quindi c'è bisogno di farlo conoscere, sì, ancora di ma più. Ma anche in Italia. In Italia mo se non c'era Di Pietro, poi il terremoto, il Molise, molti mi ricordo chiedevano... Il terremoto, diciamo che anche Di Pietro a modo suo è stato un terremoto. Quello certo. Dice Molise dov'è? Ma sta là, perché sanno bene o male, però preciso molti non lo sapevano dove era.
Ecco, quindi è una piccola regione che comincia a fare grandi vini, no, c'ha grandi prevalentemente rossi, ma anche qualche bianco interessante, come dicevamo prima, no, il greco e la falanghina. No, no, i bianchi pure vanno bene, falanghina, greco, dipende certamente, dipende anche molto le annate. Senti, chiudiamo con una cosa, tu hai un grande famoso consulente enologico che si chiama Riccardo Cotarella, ma secondo te è più importante la zona e il modo con cui si lavora o il consulente? Riccardo è bravissimo ovviamente, ma però... io credo la zona l'enologo certo serve, è fondamentale, però la zona è la conoscenza proprio della zona, quindi è un connubio, è un connubio, ci vuole il connubio, se non c'è il connubio non combini niente, ecco, quindi non perché basta il winemaker da solo, anche se è bravissimo, perché il winemaker può pure stravolgere la situazione non conoscendo bene poi il territorio, invece le cose. Mi sembra che Cotarella abbia interpretato bene i vini. No, 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 con Riccardo andiamo veramente molto d'accordo, ci troviamo, ci confrontiamo sui vari problemi, cambiamo pure idee su come fare pure durante la vendemmia. Quindi non è vero che fai vini tutti uguali, insomma. No, è una bugiardata che dicono. Bene, detta la bugiardata, possiamo chiudere questa intervista. Grazie. Grazie a te, ti ringrazio.